partite e partite, ci sono partite che sono immense, sono come desideri, ci sono partite che sono una marinetta e alla fine le vinci. E mazzette a go-go, una storia che poi avremmo rivisto. Paolo Rossi non ha bisogno di presentazioni, un famosissimo calciatore, però è abbastanza eclettico perché adesso oltre ad essere un telecronista è anche uno scrittore. Sì, più che telecronista, devo dire che faccio l'opinionista, non faccio le telecronache delle cose, ma diciamo che do dei giudizi. Anche imprenditore. Anche imprenditore, sì, mi sono occupato di molte altre cose, sono agriturismo, faccio vino, olio, guardate. Questa del libro è una cosa che diciamo che è nata più da mia moglie che non da me, perché mia moglie è una giornalista professionista, le scrive e aveva voglia di ricordare a 30 anni di distanza cos'è stato il Mondiale 1982 per gli italiani. Episodi, storie, aneddoti, soprattutto da quelli che in quel periodo hanno vissuto, gioito e trepidato con noi. Com'era l'ambiente della nazionale? C'era qualche retroscena negativo oppure era tutto positivo, era tutto mitico? No, devo dire che il nostro era veramente un ambiente straordinario. E l'artefice di questo gruppo è stato sicuramente Enzo Bearzot e per lui era fondamentale proprio l'armonia che doveva esserci all'interno di questo gruppo, la coesione, il fatto di volersi bene tutti quanti. Credo che un pezzo di quel mondiale credo che sia dovuto proprio alla particolarità di quell'ambiente. Per lui sarà stato pure un periodo d'oro, per me diciamo così è stato un periodo un po' movimentato. Forse avrei dovuto dibattere con lui raccontando di come ci fossero dietro i soldi neri, la camorra, Zazza, il presidente della Federcalcio Sordillo che era illegale di questo Zazza. Conosce la polemica di Olivia Robea che anche qui stasera su Italia-Camerun dell'82 della partita truccata? Sì, vabbè, ma sono cose che furono scritte, ma insomma sono veramente infondate. Io quelle partite le ho giocate e posso assicurarvi che sono state partite verissime, tutte quante. C'è un reportage televisivo, ci sono interviste, ci sono nastri, cioè tutto documentato, quello che oggi farebbe la fortuna di qualunque giornalista se ce ne fossero ancora, non teoria ma certezza. Quello è stato un mondiale che almeno in quell'occasione, forse non solo in quell'occasione, è stato arrangiato. Lei è stato anche coinvolto nel Totò Nero, è stato sospeso per 2 anni. Il tema del calcio scommesso è sempre attuale. C'è qualche differenza tra allora, tra lo scandalo di allora e gli scandali di adesso? Il mio è un episodio veramente stranissimo, io ho perso 2 anni di squalifica per un episodio di 60 secondi, che è una cosa veramente incredibile. Allora fu il calcio era più pulito allora rispetto ad oggi? Forse sì, insomma c'era qualche sciocco anche allora, qualcuno che si faceva avvicinare, si faceva contagiare, d'accordo. Però nella sostanza insomma, la maggior parte era sicuramente pulita. C'è qualcuno che dice, per carità, il mondiale pulito era quello dell'82. E allora mi viene da ridere. 4-0 con la Spagna, una sconfitta cocente insomma. Però ci siamo arrivati in finale. Prima dell'Europeo, se ci avessero fatto firmare, credo l'avremmo sottoscritto un secondo posto. Comunque sarebbe servito per il paese Italia vincere questa finale? Le vittorie servono veramente per ridare, come dire, una bella immagine al nostro paese. I successi fanno bene in generale, sì. Qualcuno dice che avrebbe coperto però gli scandali del calcio scommesso, vittoria avrebbe offuscato un po'. Assolutamente no, non si offusca niente. Chi è il Paolo Rossi di oggi? Con le mie caratteristiche non ne vedo adesso in questo momento, sono cambiate un po' gli attacchi. Se parlavi appunto di Cassano, Balotelli, di Natale, che è diverso. Forse l'ultimo che mi assomigliava in qualcosa era Inzaghi. Paolo Rossi, l'uomo del partito, che esulta al terzo gol e abbraccia l'Italia tutta intera.